sono tornato alla Corte dei Miracoli a trovare un altro amico. E mi sa che qui alla Corte dei Miracoli vedremo tante magie nostre, di apparizioni, sparizioni nostre. Qui verremo a dargli noia con le nostre telecamere. E oggi sono in compagnia con Walter Leonardi. Ciao Walter. Ciao Leonardo. Allora, come stai? Mago, cioè, sei mago, sei imprenditore, sei organizzatore, sei realizzatore, sei un viaggiatore. Chi sei? Chi sono? Sono un appassionato di magia. Sono semplicemente uno che fa un lavoro diverso da quello della magia. Per me è solo una passione che mi ha preso tantissimo, mi ha dato la possibilità di conoscere un sacco di persone legate al mondo della magia, fantastiche, un sacco di artisti, un sacco di amici, poi, perché poi quello è quello che nasce con la magia. La mia passione nasce qualche anno fa da un incontro con un amico comune, fra l'altro, Valerio, di Cecina, Principe, che un giorno incontrai... Pubblicità occulta, ma la lasciamo. Lasciamola stare. Andremo a far colazione gratis. Andremo gratis a far colazione, come al solito. Come sempre. Ci offre sempre la colazione. No, detto questo, ero in giorno un passaggio a salutarlo, era tanto che non lo vedevo, mi viene fuori dal laboratorio e a salutare, dice, come stai, come non stai? Fa, non sai che io vengo tutti lunedì sera a Livorno? Io guardo la Nina e gli dico, c'ha la ganza. Da certo, buon livornese, certo. E lui fa, no, vengo lì perché faccio scuola di magia, e mi aprì un mondo, mi fece conoscere la Corte dei Miracoli. Io il lunedì successivo, non perché era Pasquetta, ma quello dopo, sono venuto a Corte e da lì sono rimasto. E sei rimasto a Corte? E sono rimasto a Corte, da lì è nata la passione. Ho imparato qualcosina di magia, non sono un mago, sono un praticante così di... Mi diverto con le carte, con altre cose, non faccio grandi illusioni, però insomma, qualcosina faccio, mi diverto più che altro. Tolto questo, sei una persona che ha una sua vita, c'ha una sua professione, ma fondamentalmente questo spigolo di mago c'era anche da ragazzino sicuramente, diciamo, c'è sempre stato. Mi è sempre piaciuto stare sul palco, potrei raccontare di quando da piccolo a Radio Flash, famosa Radio Flash che era a Livorno, facemmo io e altri due carissimi amici un concorso che era Dilettanti allo Sbaraglio, e tra l'altro vincemmo anche e ci divertimmo. Pensa che quell'anno lì c'era anche Dario Ballantini, fra le altre cose, che è andato poi, sappiamo tutti la strada che ha fatto, il carissimo amico Dario, e anche lui ha partecipato a Dilettanti allo Sbaraglio di Radio Flash. Tutto questo ti ha portato in poco tempo, e poi ci entriamo, a realizzare quello che poi vediamo nella maglietta, però ti ha portato a conoscere personaggi di un certo tipo a livello mondiale, non si può dire nazionale, direi proprio a livello mondiale, perché negli eventi che tu organizzi fondamentalmente, perché da quello che mi è arrivato a me, poi correggimi, so che sei tu quello che è l'anima che porta Abracadabra in giro. Allora, parliamo però, prima di arrivare a Abracadabra, la magia cosa ti porta? Questi personaggi conosciuti, in quale mondo ti stanno portando? Mondo magico sicuramente, è un mondo fantastico, perché devo dire, all'interno di questo mondo, microcosmo che è la magia, ci sono persone normali, come possiamo essere io e te, che magari tu idealizzi perché li vedi in televisione piuttosto che sui grandi palchi internazionali, ma sono persone normalissime con cui poi intrattieni anche dei rapporti di amicizia, di conoscenza un po' più profonda, e devo dire che è solo piacevole. Questo tutto devo dire ringraziare la Corte dei Miracoli, perché qui alla Corte dei Miracoli ci sono passati tutti i migliori maghi del mondo. Per citarne uno, il maestro, il conosciuto come Silvan, Aldo Savoldello, è una persona che è venuta qui, ha fatto... Cosa vuol dire conoscere Silvan per un ragazzino che diventa adulto? Allora, Silvan è sempre stato, penso come tutti noi, quindi della nostra età, il mago. Vederlo in televisione ti ha fatto venire voglia di fare magia, perché ti veniva voglia di fare magia già all'epoca. Tutti, credo, noi abbiamo comprato il manuale di Silvan, abbiamo preso le scatole di Silvan, quelle con i giochi, poi magari le abbiamo lasciate lì perché crescendo la ragazzina, il lavoro, e poi ti abbandoni. Mi è sempre rimasta questa passione. Conoscerlo, potermi interfacciare con lui,
parlarci, è stata un'esperienza fantastica all'inizio e poi è capitato nell'arco del tempo di rivedersi, incontrarsi più volte ovviamente in varie occasioni. Abracadabra, la notte dei miracoli come la chiami te, è uno spettacolo che gira da qualche anno ma nasce per uno scopo. Esatto. Io vorrei parlare prima di tutto il motivo per cui c'è Abracadabra. Ti racconto un po' come nasce questa storia. Allora, tu conosci bene anche Guido Marini, che è carissimo. Che lo salutiamo anche lui. Un carissimo amico. L'aspettiamo a Livorno. Lo aspettiamo a Livorno. Guido è insieme a Isabella una coppia magica. Che è quella brava poi, Federico. No, scherzando. Con Guido lo prendo sempre in giro. Non sei il solo. No, non sono il solo. Pensa che una volta, addirittura, questa la racconto perché è carina, e si incavolerà Guido per questo. Una volta al Goldoni, a Livorno, in uno spettacolo dove c'era Alberto Giorgi, piuttosto che Menegatti, che tra l'altro poi dopo ne parleremo, sul palco presentava Francesco Scimemi e durante la presentazione di un'artista donna disse: poi ci sono un sacco di donne nella magia, una è qui tra il pubblico insieme a noi, è Isabella Zanivan dei Disguido col suo assistente Guido. E lì ci fu l'urlo di Guido che è fantastico, perché se la prendono, sono dei carissimi amici, bravissimi, una coppia sono magica, amici, fantastici, abbiamo condiviso dei momenti di spettacolo insieme. Insomma, e da questa amicizia con Guido era nato l'idea di fare qualcosa, qualche spettacolo. Poi in tutto questo, durante un gala con Gigi Speciale, che è un mago che utilizza anche pappagalli durante il suo spettacolo, veramente un grande trattenitore, è nata questa idea di fare questo spettacolo. Poi cene dopo cene è venuto fuori il nome, Abracadabra, la parola magica per eccellenza, parola che deriva dal sanscrito, non certo. Sto a fare tutta la storia, ma che conosciamo più o meno tutti, e il collegamento è stato proprio la notte dei miracoli, per collegare Abracadabra alla corte dei miracoli di cui faccio parte. Nasce quasi per gioco la prima edizione e nasce con uno scopo benefico, perché abbiamo una conoscenza, una ragazzina che è affetta purtroppo dalla sindrome di Phelan-McDermid, e noi quando facciamo questi spettacoli diamo il ricavato all'associazione che si chiama Unifelan. Quest'anno abbiniamo a Unifelan anche Antas, un'altra associazione che si occupa di altri problemi, sempre nella charity, diciamo, come viene chiamata. Certo, perciò nasce per fare beneficenza. Esattamente. Non nasce per una questione di lucro. Nasce proprio per un disco. E la cosa bella è che mi sembra che l'adesione a questa è internazionale. Esattamente. Perché ogni anno hai personaggi di livelli grandi, sì. Livelli. Sì, sì, sì. Hai avuto grandi nomi, hai avuto personaggi che sono campioni mondiali delle varie manifestazioni di magia. Esattamente. Che sono manifestazioni anche di una certa importanza nel mondo. Direi di sì. Considera che allora noi la prima edizione, come dicevo, è nata quasi per caso, abbiamo fatta il 7 dicembre del 2017 a Roma, sempre al Teatro Rione, dove faremo poi anche la prossima. E nasce quasi per caso, e il cast era composto da i Disguido, Gigi Speciale, che ovviamente essendo gli ideatori facevano parte, più c'era Novas, che è stato campione italiano, sì, di manipolazione. L'ho visto piccino Novas, c'era Dario, c'era la Magic Family, ma soprattutto c'era Sergio Bustrick, il grande Bustrick, che è stata un'edizione quasi per caso, e ho detto beh, buttiamola lì. Il successo è stato tale che gli stessi proprietari del Teatro Ghione ci hanno proposto di rifarla, cambiando anche le regole, i costi, certo, eccetera, perché insomma ci è venuto un incontro, devo dire, è stato molto molto piacevole, e abbiamo realizzato la seconda edizione lo scorso anno, nel 2018, per 3 giorni abbiamo fatto 4 spettacoli, e nel cast c'era Shezan, che è stato campione italiano di magia, Walter Maffei, stesso campione italiano di magia, gli stessi di Sguido e Gigi Speciale, che ormai fanno, diciamo, parte dell'arredamento, come dico io. E in più l'anno scorso c'era Ernesto Planas, che ha il miglior numero di produzione di ombrelli, penso, a livello mondiale, e il campione del mondo di mentalismo Javier Botia, dalla Spagna. Personaggi fantastici tutti, e da lì abbiamo avuto la spinta. Considera che l'edizione del 2018 è stata fatta dopo che abbiamo fatto comunque, guarda, a Chiavari lo scorso anno,
con Alberto Giorgi e i Disguido e Gigi Speciale in, a Chiavari davanti a 1000 persone nella piazza Mazzini di Chiavari, con alle spalle il tribunale, uno scenario fantastico. Il Teatro Duse a Bologna e a Brunico anche un'altra tappa. Lo sai, la nostra trasmissione, la nostra chiacchierata non ha censure, non ha limiti. Perché non viene fatta in Toscana? In Toscana non viene fatta perché è difficile trovare evidentemente uno spazio per Abracadabra, ma non per Abracadabra, in generale per la magia. In realtà ci stiamo lavorando, ci sono possibilità il prossimo anno di realizzare qualcosa su Firenze, stiamo valutandola insieme a proprietari di teatri, eccetera. Ci sono delle richieste probabilmente per Pisa a inizio anno, e anche lì faremo beneficenza, ma la faremo per un'associazione livornese, in particolare per i sogni di Gio, perché è una bambina affetta da... Meravigliosa. Il grande cammino viene fatto per Gio. Sì. Mi permetto di entrarci, tanto certo, siamo in un momento... infatti, il momento di Gio è... si è mosso in Toscana stranamente, sì, perché lo dico io, stranamente. Si è mossa una grande solidarietà intorno a Gio e a questa, sì, cosa. E tutti, vedo che ci sono eventi continuamente nei riguardi di Gio, che fra le altre cose so che a breve dovrebbe partire per gli Stati Uniti. Se non erro, dovrebbe essere operata il 18 di marzo negli Stati Uniti, e quindi inizierà il percorso. Però Abracadabra la vogliamo, guardo la telecamera io, sì, guardo la totale, sì, così ci mi vedono tutto. La vogliamo fare in Toscana? Comuni, organizzazioni, teatri ci sono, facciamola, perché è un grande evento per beneficenza, ma è anche un grande bello spettacolo. Un grande bello spettacolo. Abracadabra quest'anno è a Roma nuovamente. Esattamente. Al Teatro Ghione. Sempre al Teatro Ghione, in via delle Fornaci, per appunto la terza edizione, e sarà il 26, 27, 28 e 29 dicembre con 7 spettacoli. Perciò comprare il biglietto vuol dire dare una mano. Dare una mano, e per dare una mano si può fare anche tramite Ticket One. Potete andare sulla nostra pagina Facebook, potete andare sulla pagina Instagram, dove ci sono i link a Ticket One, oppure fare semplicemente una ricerca, Ticket One, La Notte dei Miracoli. Dimmi chi c'è! Allora, quest'anno nel cast per il 2019 ci sarà Jamie Figueroa, che arriverà dalla Spagna, ci sarà ovviamente Guido Marini insieme a Isabella e Disguido, che sono insieme a Gigi Speciale, che sarà anche lui sul palco, e i realizzatori di Abracadabra. Ci sarà Mirko Menegatti con le sue colombe, ci sarà Luca Lombardo, che è un grande trasformista italiano, ci sarà soprattutto dall'Asia Benny Lee, che è il campione di manipolazione dell'est asiatico, e oltre a loro ci sarà una coppia di grandi amici, Alberto Giorgi e Laura. Sì, ci siamo anche noi. Bravo davvero! Non l'avevi detto questa... Quando ti dico le cose puoi crederci. Allora comincia a essere un evento importante. Un evento importante, tra l'altro, come tutte le edizioni precedenti, faremo un collegamento anche con altro tipo di arte, oltre alla magia. L'anno scorso abbiamo avuto degli artisti di strada, Daniele und Marcello dalla Germania, che camminavano sul filo, facevano delle cose particolari. Meraviglioso. Quest'anno abbiamo uno dei migliori soprani giapponesi, Yasuko Fuji, che farà l'apertura e la chiusura dello spettacolo. Quando? Ridiciamo un attimino le date. 26, 27, 28 e 29 dicembre, Teatro Ghione, via delle Fornaci, Roma. Okay. Andate su Ticket One. Perciò vuol dire prendere, partecipare, vuol dire dare un contributo. Sì. Ok, molto importante. Molto importante. 2020 che cosa prevedete? 2020 prevediamo di rifarlo, ovviamente, sempre che quest'anno vada bene, ma mi auguro di sì. La prevendita sta già funzionando, ci sono già un sacco di biglietti venduti, quindi ci fa ben sperare. L'anno scorso considera che 4 serate e 4 sold out. E questo fa apprezzare ancora di più il fatto di questa nostra spinta che abbiamo verso la beneficenza, perché poi alla fine costa poco, aiutare gli altri è divertente pure, e poi perché no, passare delle belle serate insieme a amici, per quanto mi riguarda, ma anche amici del pubblico, perché poi noi siamo talmente proprio tranquilli, anche gli artisti, che si concedono, scendono tra il pubblico, non c'è limite alle foto, agli autografi, è proprio veramente una festa. Bello. D'estate lo rifarai sicuramente d'estate, in piazza? Beh, quest'anno abbiamo rifatto Chiavari, certo, perché con Chiavari abbiamo un rapporto molto molto interessante.
quest'anno, tra l'altro, sempre con la Corte dei Miracoli, quest'anno Chiavari, vediamo se riusciamo a fare addirittura un festival della magia, così come richiesto all'epoca dall'assessore al turismo, perché sono rimasti affascinati tutti, perché la qualità degli spettacoli che facciamo è veramente interessante. A Chiavari abbiamo posto non solo Abracadabra, ma sono stati proposti lo spettacolo di Alberto Giorgi da solo, gli spettacoli della Corte dei Miracoli, gli spettacoli dei Disguido, piuttosto che Francesco Scimemi, cioè tutti i personaggi che hanno... Cioè la Spezia sta diventando magica. La Spezia no, Genova. È Genova? Sì, è Genova. Genova, Genova. Genova è un'altra piazza che ha bisogno veramente... Ha bisogno di risalire, sì, perché ultimamente, ma non tanto per... gli eventi in generale, ma per certo. Gli eventi atmosferici per e tutto non quello solo, stanno purtroppo passando. Sì. Io vivo a Chiavari, quindi ho nel cuore quella cittadina fantastica, però purtroppo subisce come subisce tutta la Liguria le intemperie. Prima di arrivare alla domanda canonica, ripuntualizziamo questa cosa. Abracadabra, sì. Evento. Walter, che è diventato un mago del dietro le quinte a questo punto. Diciamo che mi diverte a fare la produzione. Quindi, a dare sei una il mago del dietro le quinte. Sì. Riesce a fare magie. Diciamo la magia è stata realizzare uno spettacolo e realizzare la vera magia del Natale, quella di fare un qualcosa di interessante, di bello, di divertente e soprattutto riuscire a aiutare gli altri. Questa è la cosa fondamentale. Senti, ti faccio la domanda di prassi. Rido perché c'è un motivo. Perché qualcuno non sopporta e faccia questa cosa e non ti dico chi, ma immaginati, se vedi la telecamera che si muove sai perché. Vabbè. La domanda da giornalista, la domanda da Gigi Marzullo. Walter Leonardi, che vuole fare da grande? Bella domanda. Penso me lo chiede anche mia moglie, cosa vuoi fare da grande? No, vabbè, da grande io continuerò sicuramente a fare quello che sto facendo, l'imprenditore, anche perché grazie alla mia attività di imprenditore posso permettermi di affrontare serenamente quello che può essere la produzione di uno spettacolo, anche perché lì ci si mettono ma non ce li levi, perché andando poi in beneficenza rimane tutto a favore dei più deboli e questo mi fa piacere. Normalmente non le dico queste cose perché secondo me l'idea è fare beneficenza e non dirla, ma visto che siamo a fare pubblicità, certo, per un evento che poi andrà in beneficenza, insomma, ecco, diciamo così, mi forzo e lo dico. Quello che farò da grande è sicuramente rimanere più possibile nel mondo della magia, rimanere più possibile con la Corte dei Miracoli e, perché no, vedere di allargare il progetto Abracadabra portandolo, come stiamo facendo del resto, in Italia e magari anche fuori. Con Javier Botia, di cui parlavamo prima, campione del mondo di mentalismo, è nata una sorta di collegamento anche oltre l'Italia, sembra che si voglia realizzare un po' di cose in Spagna, una serie di date, è tutto un progetto in ebollizione, vediamo che succede. E non mettiamo palco? Limiti. Sul palco io mi diverto, non ci sarò mai in questi eventi, io mi diverto con la Corte dei Miracoli ogni tanto a fare qualche piccola apparizione oppure presentare, cioè quello che stai facendo tu adesso, presentare gli artisti e magari sì, buttare giù un numerino, ma niente di preoccupante. Poi magari a tavola, e te a tavola possiamo stare anche 2 ore a farti giochi con le carte, ma sul palco è giusto che ci stia chi lo fa di mestiere. Senti, io ti ringrazio, ti saluto con un sistema classico, che è un bel 5. Alla prossima. E al Teatro Gheone, lui fine mese. Ti aspettiamo, ovviamente. Abracadabra, la notte dei miracoli.